Ben ragazzi, ed eccomi tornato, sono Frax con un nuovissimo video sul mio canale, incredibilmente. We are back in town because I have the right motivation to be do the videos around me. My English is so perfect. Come avrete letto dal titolo, questo è un Frax time, fuck you time, Frax you time. Ancora non ho capito neanche io come si chiami, però si chiama così, quindi lo sapete benissimo, meglio voi. Vi dico già da subito che ci sarà un altro episodio di questo video e per fare le vostre domande lasciate hashtag Frax qualcosa qui sotto facendo la vostra domanda e prenderò le vostre domande da lì. Le domande che andremo a prendere invece in questo video saranno state quelle fatte da voi su un post su Facebook di tipo una settimanella fa. Seguite sempre ciò che vi dice l'omino qui sotto perché c'ha ragione lui comunque. Possiamo passare alla prima domanda che ce la fa Giovanni Sanfilippo. Quanto è puttana da uno a sempre proprio, sempre, la mamma della persona che ti aveva fottuto l'account di Instagram? Allora, sicuramente diciamo che è una scala non quantificabile. Ok, quindi diciamo tanto. Però comunque scialla, cioè nel senso vive la sua vita, io la mia, e magari lui la vivrà con i poliziotti e magari in galera per un po' di tempo. Ma va benissimo così. Per chi ancora non lo sapesse, sì, mi hanno fottuto l'account di Instagram. Se avete visto per un periodo nel vostro Instagram delle foto tipo di citazioni YouTuber Italia, se andate a levare il follow e non ero io, perché cioè e non era un profilo che seguivate prima, era il mio profilo dal quale sono state cancellate tutte quante le foto e ho perso una cosa come 35-40 mila follower di botto. Quindi se avete levato il follow, andate a riseguirmi, mi fareste un piacere, e se non l'avete ancora fatto, fatelo per piacere. Qui sotto in descrizione c'è il link, quindi I'm Frax, I'm Frax, se fatelo, seguite là, ciao. La seconda domanda ce la fa Leonardo Pisconti. I tuoi gusti musicali sono cambiati oppure i tuoi rapper, sia italiani che stranieri, preferiti? Diciamo che la domanda non finisce bene, però la prendiamo per buona. I miei gusti musicali, sì, sono effettivamente molto cambiati, hanno variato parecchio negli ultimi 2 mesi, 3 mesi così, e per questo vorrei parlarvene, ma non in questo video. Vi invito a lasciare un mi piace qui sotto, arriviamo a 10.000 like. Se questo video arriva a 10.000 like sul serio, ricomincerò la mia rubrica settimanale della canzone della settimana che tutti quanti voi volete e che a tutti quanti voi piace, quindi la riprenderò volentieri. Francesco Erased, perché lui è diventato così, Francesco, no, tipo I Kicko e poi Erased, English. Fuck, come mai tieni sempre i capelli così corti? Hai mai avuto i capelli lunghi? Allora, io tengo i capelli così corti, mo lasciate vedere, c'ho la fascia da cazzo in questo momento, ma perché così è andata. Cioè, i capelli così corti perché ho la testa completamente, cioè perfettamente sferica. Avendo la testa perfettamente sferica, i capelli corti stanno bene, non solo, ma la mia fascia è anche molto enorme se in confronto al corpo, sono tipo grosso, sproporzionato e merde. Però, diciamo, la mia testa è grossa e tonda, quindi i capelli così stanno bene. Ma ho mai avuto i capelli lunghi? Sì, non ci sono prove da nessuna parte, forse boh, i miei vecchi compagni delle medie potrebbero avere una di queste foto, ma non credo. Che per circa un mezzo anno, un anno di scuola, in seconda media, quindi stiamo parlando proprio di dinosauri, proprio miliardi di secoli fa, portavo, pensate un po', la frangetta, cioè la frangetta lunga, emo, cioè no emo, scusate, ma truzza, perché ero truzzissimo. Sente che io sono riccio e quindi veramente la frangetta mi si metteva tipo a visiera di cappello e io usavo un cappelletto per tenerla giù. Cioè, sta frangetta piastrata così. Facevo riderissimo e da quel giorno ho deciso è meglio che mi tenga la boccia e basta capelli lunghi. Mark Bennington, a lui è veramente molto inglese. Quanto ti piace la figa da 9 a 10? Beh, caro Mark Bennington, mi stupisco di te. I'm so fucking gay. Gregorio Berzeri, proprio lui è un nobile, proprio grande Gregorio. Fuck, farai un video con la tua ragazza? E già comunque parte bene col fuck, diciamo. Prova a farla giocare a COD o altro. Bella Frax, sei un grande, grande. Lo so anch'io che sono grande, grande. Allora, la mia ragazza, per rispondere veramente alla domanda di prima, la mia ragazza, ok, non vuole farsi vedere mai su YouTube, purtroppo. Però io credo che comunque se tutti quanti voi gli andate a rompere il cazzo tantissimo, può essere che magari cede, ok? L'ho taggata in qualche foto su Instagram, quindi andatevela a cercare sul mio profilo di Instagram, la troverete e rompetegli il cazzo. Pierluca Pastrello, l'amico di Gregorio, sono nobili entrambi. Fracus, quanto sei permaloso da 1 a 10? 10. Mirko Vallone, fuck. Sei un negro terrorista, culo bianco, ladro, bangla, muso, trasformo. E l'ultima domanda di oggi ce la fa Simone Abagnale, che tipo, cioè lui alle ragazze dice Abagnale, capito? No, lasciamo perdere, bruttissima, faccia ridere. Che faccia hai fatto al primo pompino? Più o meno mi ricordo che andò così. Vabbè, comunque signori, da Frax e da
Alfredo, che sarebbe lui. Cioè, ciao Alfredo, saluta tutti. È tutto. Spero comunque vi sia piaciuto il video. Spero vi abbia strappato una risata. Supportate il video con un like, che insomma magari non ho per voi, però vi assicuro che è veramente insomma importante per me vedere il vostro riscontro a riguardo. Aiutatemi per sta storia di Instagram. Se siete se mi seguite, mettete like alle foto che carico, perché tipo prima ne facevo tipo 8000, ora ne faccio tipo 2000 ed è un po' brutto, diciamo, anche se non è che uno so uno che si mette là a demoralizzarsi per i like. Però comunque, se potete, lasciate like su Instagram e seguitemi per ritornare a come ero prima, insomma. Ringrazio nessuno per avermi aiutato per la storia di Instagram. E niente, quindi, supportate il video, ci vediamo al prossimo. Da Frax è tutto. Grazie mille a tutti, per tutti quanti quelli che stanno guardando questo video e che sono ancora qui a sopportarmi le mie rotture di cazzo, diciamo. Vi ricordo i 10.000 like per la canzone della settimana. Da Frax è tutto, un abbraccio, grazie mille. Bella.